Siamo qui con uno dei veterani, uno di colui che faranno grande questo gioco sicuramente, Alessio Bagni. Ciao Ale, dimmi un po' come questi allenamenti, cosa ti aspetti e quello che, come verrà questo gioco, dici un po'. Ma io spero bene, ho visto tanto agonismo, tanti ragazzi che hanno voglia di fare, spero sia una bella esperienza prima di tutto per me, perché lo dovevo aver fatto tanti anni fa e per via di tante cose non ho potuto fare a Firenze, però è un'esperienza che voglio provare anch'io, anche a un'età abbastanza veneranda, ecco. Però insomma vedo questi ragazzi, li vedo bene. Il fisio vedo ti regge ancora, quindi problemi non ci sono. Penso di no, perché ho una spalla, speriamo di recuperare per domenica. Bene, in bocca al lupo Ale, in bocca al lupo. Ho piacere di avere al microfono il presidente di Poggio Bonizio. Ciao Alessio, come va? Ciao Luca, buonasera. Siamo qui con una nuova esperienza, devo dire che insieme abbiamo iniziato tante battaglie, tante esperienze. Da non scordare la manifestazione del Pigio, che è stata la nostra ideazione. Ecco, quest'anno ci troviamo di nuovo io e Luca
ad avviare... Ci vogliamo riprovare con un'altra manifestazione? Assolutamente. Quindi proviamo questa nuova esperienza con la speranza, con la certezza di riuscire a regalare ancora qualcosa che creerà ulteriore attaccamento alla città di Poggio Bonzi e ai colori giallorossi. E quindi ecco, partiamo. Avevamo fatto una prima programmazione che doveva prevedere la disputa di questo gioco al Castro di Poggio Bonzi, poi per problemi logistici abbiamo dirottato la manifestazione allo stadio comunale di Poggio Bonzi, grazie alla disponibilità dell'Unione Sportiva, in particolare del presidente Antonello Pianigiani, che ha creduto in questa manifestazione, ha scommesso nella nostra organizzazione. Adesso staremo a vedere se domenica tutto riuscirà a concretizzarsi e a funzionare per il meglio. Ecco, ci puoi dire un attimino il programma di come si svilupperà la manifestazione domenica, gli orari e chi in qualche modo parteciperà a questa manifestazione, quali sono i simboli di questa manifestazione? Ok, allora domenica inizieremo alle 17:15, diciamo così, al termine della partita del US Poggio Bonzi, quindi la partita di campionato di Lega Pro. Alle 17:15 iniziamo la nostra manifestazione, scenderanno in campo le rappresentanze del calcio storico femminile per una sorta di dimostrazione più che una battaglia, anche se loro si amano definire guerriere di Santa Croce. Quindi vedremo le ragazze e le donne in campo per aprire appunto la nostra kermesse. A seguire ci sarà la presentazione, l'introduzione al gioco, la presentazione dell'artista con gli interventi delle istituzioni, dopodiché largo spazio ai 50 leoni, ai 50 giocanti che scenderanno in campo in due compagini divise fra gialli e rossi. Le formazioni sono composte da 25 giocanti per squadra e, come dire, vinca il migliore, vinca il più forte, ovviamente con il rispetto massimo del fair play da attuare in campo. Quindi allora l'unica cosa che a me mi rimane da dirti, in bocca al lupo. Grazie, a te in bocca al lupo. Only Vox, posso, credo di potermi permettere di chiamarti così. Si può permettere, Luca, senza altro, ci mancherebbe sera. Grazie, Olli. Allora, uno dei capitani, uno dei guerrieri, uno di quelli che non smette mai di stupire. Dici un po', questo nuovo gioco, cosa ti aspetti? Mi aspetto un grande confronto per una grande partita tra giovani poggibonzesi, posso anche dire questo, perché io ormai faccio parte degli ex giovani, comunque siamo sempre giovani dentro e finché ci manterremo così potrà ancora durare a lungo. Ecco, appunto, appena detto ex giovani, insomma, fai parte delle mie età, insomma, ex giovani, sì. Ok. Dimmi un po', questi allenamenti, com'è l'adrenalina? Quanto sta salendo? Diciamo che con stasera siamo arrivati a un buon livello di agonismo, ecco, e ci stiamo anche alzando un po', diciamo, su qualche contrasto più leggero, perché dobbiamo arrivare a domenica, ragazzi, sennò qui non ci si arriva tutti. Quindi, guardando la telecamera, dici un po', l'annuncio per domenica. Vinceranno i gialli. Ci vediamo domenica. Ciao. Siamo qui in compagnia di Pescini, un altro dei capitani, un altro dei guerrieri. Dici un po', Pescia, come sarà domenica? Domenica sarà una bellissima manifestazione, si spera, sperando che tutto vada bene, e che nessuno, insomma, si faccia male, che insomma mettiamocela tutta e la voglia è tanta. Questo allenamento com'è andato? Gli allenamenti sono buoni, si sta ancora imparando tante cose, però... però qualcuno si sta già prendendo in giro, è vero. E sono avversari. E comunque dai, guardiamo domenica di fare una bella manifestazione. Ok, allora io ti faccio un grande in bocca al lupo. Grazie Pescia. Allora, ho l'onore di avere qui al microfono con me uno, posso dire, il guerriero, il vero guerriero. Il maestro di campo. Dici un po', Pietro Cappelli, uno del calcio storico fiorentino, colui che in qualche modo ci guiderà in questa grande avventura. Grande avventura, sì, ha detto la parola giusta. Ci stiamo provando e i ragazzi sono molto motivati, direi che dovrebbe venire un bello spettacolo. Ora vediamo un po', c'è già stato 7-8 infortuni, comunque speriamo che da qui a domenica è l'ultimo allenamento. Sì, va bene, dai, forza, vai. Grazie Pietro, grazie. A 10 contro 10, no, si fa solo testa a testa, senza gioco. Si sta scrivendo un po' d'auli, si gioca a tedesca. Un po' d'auli, ragazzi, saune, tante saune e poche pizze. Lorenzo, eccoci qua. Ciao. Allora, te ti posso presentare come ho in qualche modo presentato Pietro, uno dei guerrieri del calcio storico fiorentino? Sì, diciamo di sì. Ora è già un pezzetto, diciamo di sì, dai. Allora, sarai uno degli nostri arbitri, uno di quelli che gestirà le sorti di questo gioco.
Dici un po', hai seguito tutti gli allenamenti, sei colui che in qualche modo il faro insieme a Pietro di questa avventura, dici un po'. Ma i ragazzi, diciamo, sono nati da niente, nel senso, hanno solo preso come punto di riferimento proprio il calcio storico, la palla grossa, la palla pillotta, sicché già avevano un indirizzo, ma non erano ancora ben addestrati per questo gioco. Però un po' allenamenti, ho trovato dei ragazzi volenterosi, guerrieri, coraggiosi, e stanno facendo un buon lavoro e secondo me faranno sicuramente una bellissima partita domenica. Ah, sicuramente da queste parole dette da te sicuramente sono ben auguranti e ciò mi fa molto piacere. Quindi domenica tutti allo stadio. Tutti allo stadio a vedere la partita di calcio Bonizio, sicuramente sarà un grandissimo spettacolo, i ragazzi hanno voglia di giocare, hanno voglia di scontrarsi lealmente, di battersi, sarà sicuramente una bella partita. Grazie, in bocca al lupo. Allora, si è appena levato il paradenti, Gianluca Pucci, uno dei capitani. Buonasera a tutti. Ciao Fuccio, come va? Abbastanza bene, dai, grazie. Il fisio come sta reggendo? Abbastanza, ma pensavo peggio. Si regge, per ora si regge. Sicuramente non è uno sport da femminucce. Credo di no. Cioè, dobbiamo essere veri guerrieri. Non si gioca a danza. Dobbiamo essere dei veri guerrieri. Quindi, domenica, te nella squadra dei? Gialli contro rossi. Sei uno dei capitani, ai tuoi ragazzi che cosa hai detto? Credo, come ho detto l'altra volta anche in un'altra intervista, se viene fuori secondo me un gioco leale, pulito, dove c'è il riscontro, quello è normale, ci sia, perché comunque sia un gioco duro, da uomini duri, credo, però ecco, soprattutto credo che venga fuori un gioco leale e questo secondo me è molto importante. Infatti c'è uno slogan che dice poche regole e tanto rispetto. Ci credo, perché comunque sia siamo tutti in campo, chi scende dall'altra parte credo che sia uno di noi, comunque sia. Cioè, io sono una squadra, l'uno è un altro, però comunque sia ci c'è il rispetto perché sta facendo la stessa cosa che sto facendo io. Allora Giallo, io intanto ti fo un grandissimo in bocca al lupo. Crepi. E ci vediamo domenica. Grazie, ciao Luca.